Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo le caratteristiche del triangolo che iscritto in un cerchio ha praticamente come ipotenusa un diametro. Allora, se un triangolo iscritto in un cerchio ha un lato che è l'ipotenusa, questo triangolo è sempre rettangolo, ciò significa che ha almeno un angolo che è di 90 gradi. Allora, introduciamo subito, prima di costruire il nostro cerchio, uno slider che noi utilizzeremo come variabile per determinare la lunghezza del raggio. Allora, noi scriviamo lunghezza raggio, stiamo dando semplicemente allo slider il nome lunghezza raggio e gli diciamo per nostra comodità che abbia un minimo di 1 e un valore massimo di 6 con l'incremento 1. Questi valori sono, diciamo, scelti così a caso in base alla grandezza del nostro foglio, non c'è nessun motivo matematico. Stiamo creando uno slider per far sì che si ingrandisca o si diminuisca la dimensione del cerchio e l'abbiamo definita questa variabile lunghezza raggio. Ecco, vediamo che lo slider si colloca in questa posizione, ma noi la possiamo spostare con il mouse. E lo slider che cos'è? Non è altro un'entità in GeoGebra, un'entità dinamica che può essere modificata dall'utente. Questa sarà la nostra variabile lunghezza raggio. Adesso costruiamo un cerchio e scegliamo all'interno del menu relativo ai cerchi, per esempio dati centro e raggio, perché il centro noi lo scegliamo a mano, vedete, e lo mettiamo all'incrocio fra le X e le Y, e poi GeoGebra ci chiederà quale raggio. Noi il raggio lo daremo secondo la variabile lunghezza raggio e scriviamo proprio lunghezza raggio, scrivendo la L maiuscola e la R maiuscola, perché questa è una variabile. Ed ecco che ci viene fatto un cerchio, selezioniamo sempre lo strumento di selezione, la cui dimensione, come vedete, è determinata dal movimentare praticamente lo slider lunghezza raggio. Il cerchio può essere più piccolo e più grande. Noi stiamo costruendo un cerchio per dimostrare in pratica che se un triangolo iscritto all'interno di un cerchio ha un lato che è il diametro del cerchio, praticamente questo triangolo è rettangolo, cioè un angolo di 90 gradi. Adesso costruiamo il nostro raggio e utilizziamo il segmento a lunghezza fissa, nel senso che ci fa determinare il punto e poi la lunghezza. E la lunghezza del raggio scriviamo sempre lunghezza raggio, L maiuscola e R maiuscola. Ed ecco che anche la nostra entità raggio, vedete che si modifica a seconda di quanto muoviamo il nostro slider. Allora, il nostro segmento, vedete che viene definito F, noi vogliamo chiamarlo con i nomi in italiano, di modo che dopo capiamo meglio come si possono utilizzare queste entità. In questo pannellino bisogna capire che se noi clicchiamo il puntino sparisce l'oggetto, se noi clicchiamo il quadratino viene selezionato l'oggetto. Ad esempio, noi la circonferenza non la vogliamo chiamare C, la vogliamo chiamare, che ne so, nostra circonferenza. In italiano soltanto per convenienza, eh? Di modo che vedete, qui viene messa da GeoGebra, no? L'etichettina con scritto questa è la nostra circonferenza, almeno ci capiamo. L'elemento F, vedete che qui c'è scritto segmento, ma nel nostro esempio è il raggio. Ah, noi lo selezioniamo. E noi cambiamo l'etichetta proprio con la tastiera e ci scriviamo nostro, scriviamo bene, nostro raggio, di modo che quest'entità da ora in poi invio, non me l'ha preso, lo rifacciamo un attimo, di modo che questa entità si chiami sempre in italiano per poterla richiamare in altri pannelli. Nostro raggio, vediamo se facendo così lo prende, esatto, clicchiamo fuori. Togliamo la tastierina ed ecco che il nostro raggio finalmente si chiama nostro raggio. Adesso non dobbiamo fare altro che costruire un triangolo che abbia come lato un diametro. Allora costruiamo, facciamo subito il diametro, facciamo sempre un segmento nel pannello segmenti e il diametro lo mettiamo qua, da questo punto a questo punto. Come sempre lui ci dà, vedete, un nome casuale che viene definito F, vediamo che F minuscolo è per i segmenti e le rette e le lettere maiuscole sono per i punti e anche qui noi selezioniamo e lo chiamiamo invece nostro diametro. Nostro diametro. È un nome di fantasia che ci serve, clicchiamo qua, vedete
semplicemente per riconoscerlo in italiano all'interno dei pannellini. Quindi noi quante entità abbiamo creato? Abbiamo una circonferenza, l'abbiamo chiamata nostra circonferenza, un raggio che è modificabile ovviamente con lo slider, riduciamo qua di modo che si possa vedere meglio, e il nostro diametro. Andiamo a costruire il nostro triangolo che abbia come lato un diametro del cerchio per far vedere che questo tipo di triangoli iscritti nei cerchi sono sempre rettangoli. Nel menu dei poligoni io scelgo poligono e clicco il vertice C, il vertice D, il vertice B, il vertice C nuovamente, chiudo il triangolo e vedete che si crea nuovamente, vediamo dove l'ha messo, il poligono. Ecco, il poligono che viene chiamato, vedete, se io lo clicco scompare, questo serve, ci aiuta, no? Per capire che cosa abbiamo creato, l'ha chiamato T1, poligono CDB. Noi come sempre selezioniamo, clicchiamo e lo chiamiamo nostro triangolo. Va bene? Ed ecco che finalmente il nostro triangolo non ce lo vuol far vedere l'etichetta, ma dopo è sufficiente fare così, crediamo, impostazioni, poi fare mostra etichetta. Vediamo se è venuto fuori. Mostra etichetta, chiudiamo questo pannellino e non è venuto fuori. Riproviamo un'altra volta perché addirittura è tornato indietro e ci ha tolto. Ogni tanto lo fa così. Riproviamo un'altra volta, riscriviamo nostro triangolo, clicchiamo qua e vediamo, chiudiamo questo, vediamo, questa volta l'ha preso. Riproviamo, facciamo impostazioni e vediamo se ci fa fare l'etichetta. Sarà venuto fuori? Ma speriamo. Nome, facciamo così, chiudiamo questo pannello ed eccolo che è venuto in colore diverso perché indica praticamente un poligono. Mettiamola qua questa etichetta qui. Quindi noi abbiamo creato una circonferenza, un raggio, un diametro e il nostro triangolo. Come facciamo a far vedere che effettivamente c'è sempre un angolo di 90 gradi nei triangoli iscritti in una semicirconferenza, cioè che hanno l'ipotenusa che equivale al diametro del cerchio? Prendiamo lo strumento angolo, lo selezioniamo e clicchiamo in senso orario tra i vertici dell'angolo. Vedete? D, B, C. Ed ecco che vedete che praticamente l'angolo è di 90 gradi. Adesso, qual è la caratteristica di un triangolo rettangolo iscritto in un semicerchio? Siccome è un angolo di 90 gradi, gli angoli acuti ovviamente hanno una somma che corrisponde a 90 gradi. Noi mettiamo anche il valore degli angoli di questi angoli qui, degli angoli acuti, facciamo C, D, B, vedete, e viene fuori un angolo chiamato beta da 45 gradi. Riprendiamo lo strumento angolo e facciamo B, C, D e viene l'altro angolo da 45 gradi. Adesso è evidente che in un triangolo iscritto in un semicerchio un lato, l'ipotenusa, corrisponde al diametro, gli altri due lati sono i cateti, c'è un angolo di 90 gradi e ci sono due angoli di 45 gradi, la cui somma sarà sempre 90 gradi. Vediamolo con movimentando un attimo, movimentando il punto B, che dovrebbe essere, ecco, perché siccome è collegato ad uno slider, se noi vediamo e movimentiamo il punto B cliccando il play, vedete? Ve lo ingrandisco un po' facendo uno zoom. Se voi vedete che anche movimentando il punto B con il play, vedete che l'angolo è sempre 90 gradi. Adesso qui rigira perché fa l'angolo esterno, adesso lo mettiamo da 270 perché l'angolo gira a 360. C'è sempre un angolo da 90 gradi e gli altri due angoli hanno una somma che equivale praticamente a un angolo retto. Allora facciamo così: siccome abbiamo visto che quando va nell'altra parte del semicerchio lui passa l'angolo esterno, noi facciamo vedere che con lo strumento angolo, se noi invece clicchiamo in senso antiorario, vedete? Viene fuori l'angolo esterno. Quale sarà il valore dell'angolo esterno? Evidentemente il valore dell'angolo esterno sarà 270 gradi perché l'angolo giro è 360 gradi. Rimovimentiamo nuovamente il punto B con il play qui sul pannellino. E vediamo che mentre questo triangolo ha sempre un angolo interno di 90 gradi e un esterno di 270 gradi perché l'ipotenusa equivale al diametro,
Invece gli angoli acuti hanno dei valori che si modificano, ma la cui somma è sempre 90 gradi. Ma vogliamo mettere delle etichette? Allora facciamo così, mettiamo delle etichette, siccome noi sappiamo che gli angoli si chiamano beta e gamma, quelli acuti, riproviamo a mettere il punto qui preciso, noi mettiamo un'etichetta di testo e scriviamo qui in GeoGebra, somma in italiano, somma degli angoli acuti, però prima facciamolo così, creiamolo, guarda, vi facciamo vedere che lo creiamo qua, è più, facciamo somma degli angoli acuti, quindi tutto attaccato, stiamo creando una nuova entità, uguale, tiriamo fuori il tasterino e scriviamo alfa, no, non è in realtà è gamma, aspettate che mi sono scordato, è gamma e beta sono, quindi somma degli angoli acuti è uguale, in realtà tiriamo fuori il tasterino, a alfa, vediamo, troviamo la gamma da qualche parte, se la trovo che non la vedo. Alfa c'è, dov'è la gamma? Intanto scriviamo un attimo, scriviamo beta, poi andiamo nel menu dei numerini e scriviamo più, poi andiamo nel menu greco e troviamo la gamma, ma come mai non la riesco? Ci deve essere un attimo, eh? Vediamo dove sta la gamma, perché questa qui è la gamma. Eccola qua, non la vedevo. Più gamma e facciamo invio. Vedete che se dopo che noi abbiamo fatto questa espressione non riuscivo bene a rivedere la gamma, somma degli angoli acuti beta più gamma, vediamo che la somma degli angoli acuti è sempre 90. Allora, se noi facciamo adesso l'etichetta di testo, e qui per farlo vedere semplicemente nel foglio millimetrato, e ci scriviamo quale è la somma degli angoli acuti, scriviamo per bene. La risposta è, andando in questo pannello, è l'entità che abbiamo chiamato somma degli angoli acuti. Ok? E vedete che la nostra etichetta, somma degli angoli acuti, la risposta è 90 gradi. Possiamo continuare a movimentare il punto B con il play e vedere che mentre l'entità degli angoli acuti cambia, qui fa sempre questo gioco, vedete la stranezza che quando va nella seconda semicirconferenza passa a 270 perché calcola quello esterno, mentre la somma degli angoli acuti, mentre il valore degli angoli acuti cambia, la loro somma è sempre 90 gradi, perché queste sono le caratteristiche di un triangolo iscritto in una semicirconferenza, all'ipotenusa che corrisponde al diametro, i due cateti, a un angolo interno di 90 gradi. Evidentemente vedete che c'è anche la mediana che corrisponde al raggio perché corrisponde alla metà dell'ipotenusa che è il diametro, e poi ha i due angoli acuti la cui somma fa sempre 90 gradi. Il video finisce qua, spero che sia stato chiaro, se non è stato chiaro lo rivedete lentamente con calma. Vi ringrazio a tutti, spero sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.